Ok, ci siamo, direi che possiamo partire. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Chiarini, faccio parte del Dipartimento di Supercalcolo, Applicazione e Innovazione del Cineca. Oggi sono qui a raccontare come col Cineca è possibile aumentare la propria competitività sviluppando delle soluzioni innovative che si basano appunto sulle tecnologie legate al supercalcolo e all'high performance computing. Lo faremo vedendo anche alcune storie di successo che fra poco introdurrò. Prima uno sguardo un attimo a che cos'è Cineca, il consorzio, alcune cifre. Cineca è un consorzio interuniversitario di cui fanno parte 70 università sparse su tutto il territorio italiano, conta 800 dipendenti, ha un turnover di circa 100 milioni di euro. Il personale è suddiviso su tre sedi operative in seguito alla fusione con i consorzi di Cilea e Caspur, la sede principale è a Bologna, ma appunto ci sono due sedi operative, una a Milano e una a Roma. Sostanzialmente le attività di Cineca seguono tre principali filoni e quindi anche l'organizzazione in qualche modo ne è conseguente. In primo luogo servizi IT a supporto degli Atenei, in secondo luogo supporto tecnologico al MIUR e, dal motivo per cui oggi sono qua a raccontarlo, servizi di supercalcolo a supporto della ricerca e dell'innovazione tecnologica, che è la missione con cui era nato il consorzio Cineca nel 1969. Bene, il tema di oggi appunto è la competitività, come aumentare la competitività. Allora ho pensato di mostrare un breve filmato da una disciplina in cui la competitività è fattore chiave. La disciplina ovviamente è la Formula 1, che guarda caso utilizza molto tecnologia HPC. Allora, quello che vediamo alla nostra sinistra è quello che succedeva tanti anni fa, quando c'era una sola persona che era addetto a tutte le manovre di un cambio gomma. Quello che invece abbiamo visto a destra in un lampo è tante persone in parallelo sulla stessa vettura. Questa un po' è la metafora dell'high performance computing, ovvero suddividere un task complesso in tanti task più piccoli in modo da ridurre al massimo i tempi e permettere di vincere i gran premi, perché ormai i gran premi Formula 1, avendo così alto tasso di tecnologia, si vincono anche con questi accorgimenti. Allora, ne consegue una definizione un po' più formale e rigorosa dell'high performance computing, per quanto appunto non è una definizione matematica, ma high performance computing è accentrare in un unico sistema la capacità di calcolo, tipicamente superiore a quella di una workstation, e renderla fruibile a una comunità. Quali applicazioni? Beh, applicazioni di chimica, fisica, ingegneria, finanza sono applicazioni tipicamente che possono sfruttare alte capacità di calcolo e oggi appunto, come dicevo anche prima, ne vedremo qualche esempio. Allora, un breve excursus su quello che significa fare supercalcolo oggi. Come vedete, ho voluto stressare l'andamento esponenziale dell'evoluzione dei sistemi di calcolo per dire che da quando si parla di sistemi di supercalcolo, quindi potenze dell'ordine di qualche gigaflop paragonabili a un nostro iPhone, la crescita negli ultimi 25 anni è stata appunto esponenziale fino a toccare il picco di 33 petaflop, ovvero 33 milioni di miliardi di operazioni di virgola mobile, con il sistema Tiane2 installato in Cina. Il Cineca, che continua, che vuole essere ed è tra i sistemi di supercalcolo più rilevanti a livello mondiale, si posiziona in questa classifica a ridosso ovviamente dei top player, con un investimento molto importante nel nuovo sistema di calcolo che verrà installato nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017. Lo vediamo un po' più in dettaglio qual è la nostra roadmap. Allora, consideriamo che è un investimento molto importante, parliamo di 26 milioni, che rispetto ai 100 milioni che abbiamo visto in turnover lo rende un investimento veramente importante, che vede tre fasi di ampliamento del nostro sistema. Una prima fase, diciamo, a oggi la fotografia è questa qui,
ovvero abbiamo una potenza disponibile di 3 petaflop e una capacità di storage di 15 petaflop. A fine anno contiamo, installando la prima parte di Marconi, di raggiungere i 15 petaflop, ovvero quintuplicare la potenza disponibile e ampliare di altri 10 petabyte lo storage. Mentre nel prossimo anno installeremo un'ulteriore partizione del calcolatore che ci farà arrivare a 20 petaflop, ovvero molto molto vicini alla top 500. Cosa ne facciamo di tutta questa potenza di calcolo? Supporto alla ricerca in prima istanza, questo assolutamente è la missione principale, ma l'altra parte della missione principale del Cineca è quella di favorire un processo di innovazione tecnologica. E quindi come farlo? Noi abbiamo pensato che il modo migliore è quello di utilizzare il paradigma dell'open innovation, ovvero permettere alle aziende di venire nella nostra boutique, selezionare alcune tecnologie e poi vedere se effettivamente queste tecnologie sono efficaci, creare dei prototipi e poi portarsele in casa. Allora, quindi, che cosa offriamo in questo senso? Offriamo la possibilità di effettuare progetti che coinvolgano tecnologie di high performance computing o high computing attraverso la realizzazione di proof of concept, prototipi ingegnerizzati che quindi fungano da dimostratore nell'ottica proprio di sottolineare la sostenibilità economica di un investimento in questi termini. Lo facciamo attraverso o dei programmi europei di finanziamento, per esempio siamo partner del progetto Fortissimo che dà la possibilità di creare experiment o proof of concept che diano appunto luogo alla visibilità di questi progetti, al ritorno di questi progetti, oppure attraverso un'azione di coinvestimento in progetti di sviluppo congiunto che facciamo insieme alle aziende. Un programma che abbiamo chiamato ISCRAI, dove ISCRA è un acronimo che significa sostanzialmente un acronimo inglese che è il collettore delle risorse di supercalcolo per la ricerca e il trasferimento tecnologico. La ISTA a metà strada tra industria e innovation. Perché? Perché per noi promuovere l'innovazione tecnologica nel campo delle tecnologie di calcolo è parte della missione istituzionale, così come lo è quello di dimostrare la sostenibilità delle tecnologie HPC, facendo crescere una comunità, un ecosistema anche di aziende intorno a noi. Bene, fatta questa introduzione, perché lo scopo appunto del mio intervento era quello di introdurre il tema del calcolo e dare poi la parola a esempi concreti, dopo di me parlerà Andrea Beccari della Dompè, che vi mostrerà come si utilizzano le tecnologie di calcolo nell'ambito della progettazione di nuovi farmaci. Successivamente Paolo Greco della Scriva Nanotech, una startup che si occupa di smart tag qui di Bologna, che è coinvolta nel progetto Fortissimo. E poi Filippo Della Casa di Unipolsai, che invece mostrerà come si può utilizzare l'HPC in campo fintech, quindi a supporto dell'analisi del rischio. E infine Alessio Valentini, con la doppia veste di start-upper e professore dell'Università della Tuscia, che mostrerà queste tecnologie nell'ambito invece dell'agro.